Ciao, vediamo come utilizzare lo strumento soglia per dare degli effetti sempre diversi alle nostre immagini, proprio come questi. Vediamo subito come. Una volta che abbiamo caricato la nostra immagine, dal pannello livelli andiamo a duplicare il livello sfondo bloccato in modo da lavorare sul livello copia e lasciare integro il livello originale. Dopodiché, con il livello copia selezionato, senza necessariamente selezionare il soggetto, andiamo ad applicare subito il nostro effetto e a regolarlo in base alle nostre esigenze. Chiaramente l'effetto si riferirà soprattutto ai colori e alle parti luminose dell'immagine. Ci spostiamo quindi nella parte bassa del pannello livelli, apriamo il menu a tendina dei livelli di regolazione e selezioniamo lo strumento soglia. Chiaramente potremmo anche andare sul menu immagine, regolazioni, poi da qui andare a selezionare lo strumento soglia. Ora, lo strumento soglia ci appare in questo modo, come possiamo vedere dal pannellino opzioni, con un istogramma che sostanzialmente ci mostra i pixel scuri e i pixel chiari dell'immagine. Ora, noi dobbiamo andare a spostare il marker in modo tale da ottenere una buona luminosità relativamente al soggetto, evidenziando nei dettagli più possibile, senza però lasciare che le parti luminose prenderà tutta l'immagine, quindi dobbiamo trovare una buona via di mezzo che potrebbe essere questa. Chiaramente il punto di soglia è a discrezione, dipende molto dall'immagine. Possiamo eventualmente andare a calcolare un istogramma più preciso semplicemente cliccando su questo pulsantino accanto al campo valori. Qui poi sulla destra c'è la maschera, se vogliamo mascherare l'effetto soglia su una parte dell'immagine. Non è il nostro caso perché vogliamo chiaramente applicarla a tutta l'immagine. Dal pannello proprietà torniamo sul menu livelli, selezioniamo il livello sfondo copia sul quale stiamo applicando l'effetto. In realtà l'effetto lo stiamo applicando su tutti i livelli perché non abbiamo messo una freccia che faccia agire il livello di regolazione o i livelli di regolazione solo sul livello immediatamente sottostante, quindi in questo caso sta agendo su tutti, ma non è un problema perché in caso ci fossero più livelli diversi tra di loro, noi possiamo chiaramente spostarci sul livello soglia e con la combinazione Alt più clic del mouse far agire il livello soglia soltanto sul livello sottostante con Alt e clic. Ora torniamo sul livello sfondo copia e se vogliamo, ma non siamo chiaramente obbligati, possiamo aggiungere un po' di disturbo all'immagine applicando un effetto sull'immagine e sull'incarnato del soggetto simile a una texture, come se stessimo producendo del rumore naturale. Per prima cosa col tasto destro andiamo a convertire lo sfondo copia in oggetto avanzato, dopodiché andiamo sul menu filtro, disturbo, aggiunge disturbo. A questo punto possiamo aggiungere un pochino di disturbo senza esagerare per andare evidentemente a dare maggiore enfasi ai dettagli e allo sfondo. Chiaramente vedremo il livello del filtro avanzato all'interno del livello sfondo copia di riferimento e qui possiamo eventualmente andare a nascondere o ad aggiungere l'effetto disturbo. Questo è a seconda di quello che è il nostro obiettivo, se vogliamo dare maggiore enfasi o se l'immagine richiede maggiore enfasi in questo senso. Torniamo a selezionare il livello di regolazione soglia, dopodiché ci spostiamo di nuovo sul menu dei livelli di regolazione nella parte bassa del pannello livelli e andiamo a dare un po' di colore al nostro effetto. Per esempio, cliccando su mappa sfumatura. Selezioniamo poi il riquadro della sfumatura e andiamo a dare la nostra sfumatura che potrebbe essere di due colori. La prima, selezioniamo il primo marker a sinistra, poi dal pannello tavolozza andiamo a selezionare il nostro colore e poi selezioniamo il marker di destra e andiamo ad associare un colore nettamente più chiaro che potrebbe essere il bianco oppure una derivazione del colore che abbiamo selezionato con il primo marker, quindi un derivato del blu, potrebbe essere un celeste molto chiaro. Qui chiaramente l'unico limite è la nostra creatività, nel senso che in base alle nostre esigenze possiamo scegliere il colore di riferimento, basta quindi selezionare il marker, aprire il pannellino colori, chiaramente diamo l'ok, qui andiamo eventualmente a modificare il nostro colore primario, il colore secondario della sfumatura. Chiaramente il consiglio è sempre quello di scegliere un colore che enfatizzi, che evidenzi il soggetto dell'immagine. Clicchiamo su ok e di nuovo su ok sull'editor della sfumatura. Torniamo sul pannellino livelli ed ecco qua, abbiamo realizzato la nostra immagine che possiamo tranquillamente utilizzare per esempio come sfondo di una locandina per eventi, ma questa è solo una delle tante idee possibili che possiamo adottare grazie allo strumento soglia. Ma sempre a proposito di colore, Photoshop chiaramente ci apre un mondo per quanto riguarda il cambiamento, la regolazione e la gestione delle cromie di un'immagine. Per padroneggiare bene la gestione del colore ho realizzato un video in cui ti mostro come cambiare velocemente il colore di un'immagine con un semplice click. È una tecnica molto utilizzata e sicuramente particolarmente efficace. Ti lascio qui il video, ti ringrazio e alla prossima!